guarda in cielo l'aquilone a forma di salmone. Se ti senti minacciato, chiama il tuo avvocato. Quanto mi siete mancate, mandorletto state. Non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello. Non farti distrarre da questo stornello senza alcun senso, piuttosto stai preparatissimo a seguire la ricetta che facciamo insieme oggi. Tartare di salmone norvegese con crema di avocado e mandorle tostate. Questa è la mia versione. Crema di avocado. Bello, grosso cello, pieno di beta-carotene per una fantastica abbronzatura. Andiamo a spolparlo. Lo tagliamo a metà. Giriamo. Zac, dritti sul nocciolo. Voilà! Facilissimo. Andiamo a inciderlo in lungo e in largo. Ciotola! Cucchiaino. Andiamo a spolparlo. Ora, per non farlo ossidare, succo di lime. Lo massaggiamo. Perfetto. Sale e pepe. Con l'aiuto di una simpatica forchetta lo andiamo a spiaccicare. Che sbatta. Aggiungiamo freschezza e colore con dei fantastici pomodorini datterini precedentemente tagliati dalla mia collega Alma, che mi vuole un sacco di bene. Questi basteranno. Mescoliamo. Crema pronta. Pronti con la preparazione del salmone. Questo in particolare è d'allevamento norvegese. Lo si può tranquillamente consumare a crudo, discorso a parte per tutti gli altri pesciolini che prima devono passare in freezer. Bella! Oh yeah! Andiamo a ricavare fette, striscioline e cubetti. Esistono due squadre, due correnti di pensiero della tartare: chi la batte al coltello e chi la scubetta. Io la scubetto. Procuriamoci una ciotolina. Andiamo a condirla, la nostra tartare. Sale e pepe. Aceto di riso, dolciastro e delicato. La scorza dell'immancabile lime. Polpa di zenzero, l'andiamo a spremere con due cucchiaini. Uno e due. Questa quantità basterà. Zac! Diamo un po' di sprint, un po' di tabasco. Aggiungiamo freschezza e vivacità con un po' di erba cipollina. Copro con pellicola, lo lascio riposare una mezz'oretta in frigo. Andiamo a comporre la nostra tartare. Mettiamo il salmone però. Lo andiamo a disporre. Ora la parte divertente e croccante, lamelle di mandorle tostate. Stelini di erba cipollina. Zic e zac. Rullo di tamburi, scoppiamo.
Ma non scoppiamo, esplosione, togliamo il coppa pasta. Che carina. Adesso vado avanti con tutte le altre tartare. Guarda che carine, la cremosità dell'avocado andrà a sposarsi con la freschezza del salmone. No, dai, non so le parole, non... Vabbè, un ultimo pezzo e basta, dai, perché guarda, sei proprio un burlone. Quanto c'è voluto, solo qualche minuto. Tartare di avocado e salmone, questa è la mia versione. Tartare di salmone norvegese con crema di avocado e mandorle tostate. Questa è la mia versione, aspetto la tua.